Siamo alla conclusione. Raffaello De Ruggeri, sindaco di Matera. La motivazione che spinge l'attività di ogni volontario è far crescere la qualità della vita delle persone nel proprio territorio e nei luoghi nei quali decide di impegnarsi. Il paradosso è che c'è un grande riconoscimento, l'abbiamo visto anche questa mattina, verso l'impegno e la partecipazione, ma per una città che ha avviato un percorso 10 anni fa ormai di cambiamento, di innovazione a livello economico, sociale, politico, come si legittima un percorso di questo tipo? Bene, io, grazie per aver organizzato questo incontro, che è un incontro di confronto e di riflessione e di proiezione. Devo dire grazie perché questo incontro si collega in maniera, diciamo, parossistica a quello di ieri in un convegno sui pneumologi. Io ho dichiarato in quell'incontro che un sindaco vive in apnea e quindi ogni tanto ha bisogno di spiragli respiratori. Eravamo nella fase medicale, quindi questa mia riflessione era corretta. Oggi avevo bisogno di avere spiraglio di socializzazione, perché molte volte si è prigionieri in quel contesto asfittico che è l'amministrazione, dove le questioni rimbalzano molte volte in maniera passiva, rubando tempo, pensiero, energie, propositi e speranze. Perché è un castello pieno di insidie, di trabocchetti, e dove la gente vive nell'ossessione non onirica di visioni erotiche, ma di danno erariale. E quindi tutte le operazioni vengono vissute con questa angoscia, che è l'angoscia del nullismo di un protagonismo che vive di paura e non di ardimento. Allora, detto questo con molta franchezza, per entrare nel tema delle questioni, per rispondere all'amico Buonasora, perché un sindaco sta tutta una mattinata a parlare di sussidiarietà o di 118, che non è il 118 del pronto soccorso, potrebbe anche essere anche questa una metafora, il 118 sociale. E perché, insomma, nel mio DNA c'è una militanza civica lontana, è che io sono un sindaco atipico, io non devo fare carriera politica, per cui non ho bisogno di coltivare, di intensificare un consenso. Ho bisogno solo che la carriera la faccia la città e che quindi per fare questo ho bisogno non solo di essere tonificato, irrobustito in incontri come questi, ma soprattutto di poter riavere molte volte quelle visioni di quella mancata lettura che mi manca, perché il tempo ormai è assorbente nell'impegno della responsabilità istituzionale. E quindi entriamo per temi e per tappe. Primo problema, Matera 2019, parlo anche qui per sintesi. La scelta di entrare in questo confronto elettorale nasce proprio da quello che qualcuno ha detto poco fa. Non si può solo celebrare, festeggiare, ostentare la vittoria, ma bisognava governarla, capitalizzarla e utilizzarla. E la vittoria non andava individuata nel recinto asfittico di un anno, il 2019, ma la vittoria andava utilizzata come opportunità per creare un piano di sviluppo territoriale.
perché quello che ha detto Pasquale Dorio poco fa, se non c'è una stabilizzazione, un dinamismo economico, noi potremo anche mettere il vestito europeo a questa città, ma dopo qualche anno lo perderemo, perché non avremo la forza economica di conservarlo. Questo è il punto centrale. E allora il furore spettacolare del 2019 mi interessa molto poco. Quello che ho chiamato con azione e con frase blasfema, la baldoria ludica del 2019, non mi interessa. Io voglio utilizzare il 2019 come un piede di porco per scardinare le inerzie e le asfissie di questa città per costruire ruoli e futuro. Perché se non facciamo questo avremo avuto un momento di perdita totale di una occasione storica. Allora, se è questo il punto di partenza, se si tratta di costruire un progetto di sviluppo, questo progetto non può che partire dal basso. E quindi entra in un discorso di coerenza culturale e politica con la iniziativa di oggi. Cioè non è un salotto in cui noi ci proponiamo su ipotesi stravaganti. È un momento, come è stato detto in maniera molto puntuale, di costruire con grande difficoltà, amico Vespe, una amministrazione condivisa. Partendo da quello che ha detto Vespe, dobbiamo educare i cittadini. E qui entra una mia forte e anche contraddittoria cultura, che poi non è contraddittoria, perché Mazzini aveva anche valori religiosi nella sua missione. Costruire l'apostolato popolare. Se non costruiamo un apostolato popolare, come possiamo far sì che ci sia quell'egoismo stupido di cittadini gretti e grevi che vivono della miseria del proprio cortile e che non hanno una visione francescana, parlo di Francesco I e Francesco II, io il secondo lo chiamo Cicillo affettuosamente, di una possibilità di entrare nei rapporti umani, di tolleranza, di carità, posso dire, che è l'elemento essenziale, perché la carità non è solo quella, diciamo, della partecipazione fisica a un sostegno, ma è il livello di una mentalità che si adegua all'altro e lo rispetta. Allora questi sono i problemi che noi abbiamo di fronte. E voi pensate che di fronte a queste visioni, a queste possibilità di tracciare questi segni, poi si cade nella trappola di una dirigenza, come qualcuno l'ha già accennato, adesso non ricordo, che vive l'incubo della firma e l'incubo di non prendersi responsabilità. Io devo scrivere un cartello immenso nel comune. Dietro le carte da firmare ci sono i problemi della gente. Non tocca a me, è dell'altro, e le carte girano come delle quadriglie, si perde il tempo e la ZTL non parte. Allora anche questo è un fatto di cultura, ed è un fatto di cultura gestionale, ovviamente. Per cui, per rientrare nel tema, si ha scarsa convinzione del bene comune, si ha scarsa convinzione del ruolo di prima frontiera del comune come istituzione rispetto al cittadino.
sembra più che il comune sia un luogo di elargizione che un luogo di progettazione. Io ricevo fiumi di gente che mi assediano e che mi rubano il tempo per chiedere ci fosse stato uno che fosse venuto per dare. E allora se oggi siamo qui invece in un consesso in cui c'è qualcuno che vuol dare, viva questo momento. Perché sono questi i momenti che possono dare forza e speranza e rivoluzione e cambiamento a una struttura asfittica, ormai consolidata, in fatti consolidati di usucapione, di terzi. Cioè noi, il comune, è una struttura conto terzi, non conto non per la comunità. Allora se qui la comunità si riappropria di un ruolo e vuole diventare protagonista e interlocutrice del comune, io non posso che dire va bene, apriamo le porte, rendiamo operativo questo patto che, come è stato correttamente detto, è un patto di collaborazione. Però io, a me piace più il patto di azione, non perché sono un vecchio azionista, ma perché l'azione è quello che rende possibile concretizzare la collaborazione. In tutti questi protocolli di intese che si fanno con i comuni, io ho cambiato il termine. Contarono patto d'azione, Coppadura, patto d'azione. Adesso faremo il patto d'azione con i comuni del Bradono, patto d'azione. Cioè diamo il senso dell'azione e non della conversazione, nel senso che dobbiamo diventare operativi. E allora per diventare operativi, per quindi recuperare anche quello che è scritto, che ha detto molto bene l'amico Giovanni Schiuma, qual è il futuro di Matera? È innanzitutto essere un territorio corale, cioè recuperare il senso di quella cultura delle vicinanze, come lo chiamava Franco Palumbo, cioè di vivere in comunità nel rispetto di principi comunitari e non egoisti e personali, però nel rispetto di un'altra operazione che nel 2016 noi non possiamo ignorare: saper scegliere ciò che serve e non ciò che manca. Perché se noi scegliamo ciò che serve, potremo poi avere ciò che manca, ma se noi risolviamo ciò che manca, non avremo ciò che serve, che ci crea le condizioni di stabilità dell'economia, della produttività e del futuro e della crescita. Questo è stato uno dei problemi, per tornare al discorso di Pasquale Doria, dei Sassi. Qualcuno in quel tempo, parlo di Aimonino, scrisse: il problema dei Sassi non era tanto il problema edilizio, era il problema della trasformazione produttivistica del territorio. Se noi non oggi non realizziamo questo obiettivo di innalzare i livelli dell'economia della città, avremo 3-4 anni di eccitazione e anche di un flusso di risorse finanziarie nella città, ma nel tempo vivremo lo stesso parossismo della favola dell'imbottito. Questa volta siamo stati occupati da fabbriche manufatturiere, purtroppo saremo occupati da un turismo che lentamente poi dileguerà nella notte e avremo strutture, anche queste, che rimarranno vuote e inutilizzate. E allora, per far sì che questo non avvenga, occorre che noi dobbiamo combattere il turismo randaggio o il randagismo turistico. Non possiamo essere occupati da questi livelli di un turismo curioso
E qui entra, caro professor Corcelli, il problema della tradizione. Cioè noi dobbiamo innestare su questi territori presidi di stimolazione culturali continui e costanti che garantiscono che il flusso di un turismo che viene qui non come predatore di territorio ma come compartecipe di voler essere visitatori attenti o come noi abbiamo scritto nel dossier abitanti temporanei di valori culturali e di stimolazioni personali. Questo è il momento quindi in cui noi stiamo vivendo. E per ritornare al tema, il Comune deve essere attore e portatore di essere capace di produrre imprenditori. Ecco perché la sterilizzazione di data contact investe il problema dei lavoratori, ma investe la natura di un imprenditore che era riuscito a creare una struttura extraregionale che per una iniziativa di una società corre il rischio di essere sterilizzato e di morire. Si fa l'infinito per costruire imprenditori quando da 15 anni un imprenditore è sul terreno, basta un minuto per affondarlo e per disintegrarlo, e questo non è possibile. E se noi dobbiamo essere produttori di imprenditori, dobbiamo anche essere produttori di quei cittadini, come è stato detto, portatori di capacità. E allora, perché i cittadini devono essere portatori di capacità? Occorre che la comunità inizi un percorso di crescita culturale comunitaria. Come si fa a essere portatori di capacità se uno viene avvilito nel quotidiano messaggio sclerotico, pernicioso, triviale di Facebook? Oggi si vive l'eccitazione del linciaggio e non l'eccitazione del pensiero. Anche questo è un dato di educazione. Ecco che strutture come quelle che noi dobbiamo costruire debbono poter portare avanti. Cioè dobbiamo riprendere il discorso del valore culturale, che significa il valore di diventare protagonisti attivi, veri, non di Robespierre dell'ultima ora. C'è gente che sta a casa col pallottoliere, come stavano le donne sanculotte in Piazza della Concordia a contare le teste che cadono. Dobbiamo riprendere il senso di quella sussidiarietà operativa, di quella sussidiarietà praticata, che è quella della responsabilità del conoscere e del proporre. Anche perché abbiamo problemi scalpitanti. Ve ne dico subito uno, immediato, che dobbiamo risolvere in questi periodi, in questi giorni. C'è stata una stravaganza legislativa regionale che, in previsione di questo flusso di turismo, consente alle strutture del centro storico di cambiare destinazione d'uso e di diventare alberghi. Se il Comune entro 90 giorni non mette la camicia di nesso sugli edifici che ritiene che non possono avere questa destinazione. Quale migliore occasione per iniziare un discorso di collaborazione corale su questo problema? Possiamo essere d'accordo che la Banca d'Italia possa diventare albergo. Ma possiamo pensare che tutta la spina di via Ridola possa diventare albergo?
Possiamo pensare che altre aree del centro storico possano nel tempo avere questo requisito. Vedete come il discorso partecipativo diventa non solo astratto ma concreto se entriamo sui binari di questa amministrazione condivisa. E mi fermo ai lati migliori, quelli delle stelle, perché se passiamo a quelle delle stalle, cioè dell'immondizia, ne avremo da vendere. Perché mentre il comune sta cercando di uscire fuori da quell'apnea, c'è gente che si diverte a fare esposti, denunzie, segnalazioni, e quindi c'è un pattinare di finanza, di carabinieri, di polizia che sequestra carte, comunica carte, in un disegno aberrante che noi costruiremo la piramide delle carte e non risolveremo i problemi. Io ho detto a uno di questi verbalizzanti che se mi arrestano mi fanno una felicità immensa, perché avendo superato gli 80 anni non posso andare in galera e quindi starò agli arresti domiciliari e finalmente mi godrò casa che non mi godo da 80 anni. Allora vedete com'è buffo la vita di un sindaco, caro amico Bonasora. Allora comunque banda, credo che dobbiamo chiudere questo nostro incontro dicendo le cose di concretezza. Come avete visto, noi stiamo tracciando la bussola della città attraverso il piano strategico. Tra qualche giorno potremo dare ai cittadini un altro elemento di riferimento e di confronto, quello di come utilizzare le risorse già disponibili dell'amministrazione e quindi trasferire il libro dei sogni nei libri delle concretezze. Come ho detto, noi in questo periodo abbiamo costruito fondamenta che non si vedevano. Adesso abbiamo un budget finanziario di investimenti concreti dell'ordine di 110-115 milioni di euro. Che fare? Noi abbiamo ovviamente una linea di proposte. Dopo che avremo fatto i passaggi istituzionali all'interno dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari, sarà la città poi a dare una risposta conclusiva a queste nostre, diciamo, scelte o ipotesi di scelta. E quindi anche questo sarà un altro momento conclusivo. Così, per entrare sul tema specifico della Martella, al di là di creare un giardino fiorito che possa ammorbidire la puzza della discarica, io sono stato avantieri alla Fondazione Olivetti a Roma, i quali sono tutti stimolati da un recupero di partecipazione al recupero non tanto di memoria ma di ruolo della Martella. E abbiamo parlato della Zuccone, cara amabile amica Erminia, abbiamo parlato delle sue assistenti sociali che scesero alla Martella per stimolare il discorso del territorio come soggetto corale e non frammentato. Ma voi sapete quale fu la scelta politica? Si preferirono le case isolate dell'ente riforma alle aggregazioni e la Martella fu definita un colcos. E quindi Zucconi e le sue amabili assistenti sociali venete andò via, i fratelli Cascella andarono via,
e Quaroni, vabbè, Quaroni no, e aveva già realizzato quello che aveva realizzato. Però devo anche dire che la Fondazione Olivetti ha il Fondo Quaroni, e quindi dobbiamo adesso attivare, ecco, un patto d'azione tra Ivrea, Matera e la Fondazione Olivetti e il Fondo Quaroni per realizzare nella Martella un presidio attivo di questo segnale che fu fatto in quel tempo, che non fu un segnale legato a un finanziamento governativo, ma era quello legato al piano Marshall. E la Martella fu inaugurata il 17 maggio del 1953 da Alcide De Gasperi e dal ministro Campilli. E siccome sono vecchio, io ricordo benissimo quel momento, perché io, essendo anche praticante cattolico, servivo la messa, e quindi c'è una fotografia mia che ho alle spalle, Alcide De Gasperi e il ministro Campilli. Come vedete, noi parliamo di cose vissute e non di cose astratte. Così come il problema, caro amico Trani, dell'open data è un problema che altri stanno facendo, perché essendo vecchio io sono legato alla penna stilografica e quindi ho difficoltà a entrare in questi misteri eleusini che sono quelli dell'open data, ma so qual è la forza di queste iniziative, perché come sai nel dossier abbiamo scritto a suo tempo: visitate Matera, collegatevi con la periferia. E uno si collega con la periferia oggi attraverso il digitale. E allora, per chiudere, le tre proposte che sono state fatte dall'Associazione Matera 2019 sono proposte che rientrano in questo contesto di democrazia collaborativa e di impegno responsabile dei cittadini nel diventare anche loro amministratori. E lo dico con un pizzico di soddisfazione, perché il mio primo comizio in piazza alle 3 di notte fu questo, caro amico Bonasora. Dissi a tutta la piazza, che quella notte era a Matera in piazza Vittorio Emanuele: da oggi tutti siete sindaci. Cioè, non era possibile pensare che fosse un sindaco demiurgo o un sindaco autoreferenziale. Dissi: tutti voi dovete diventare sindaci, dovete assumere la responsabilità di governo della città. E quindi oggi che cosa succede oggi? Il patto di collaborazione, il forum dei produttori culturali, il codice etico sono fatti empatici con quel progetto, con quel programma e con quella enunciazione. Dobbiamo solo avere la costanza di tradurre queste enunciazioni in momenti concreti di collaborazione. Non è che chiudiamo oggi l'incontro e poi ci vediamo fra un'ora oppure fra un anno. Perché molte volte le iniziative si concludono, siamo tutti d'accordo, poi ce ne andiamo a casa e riprendiamo il sogno di Aligi che si sveglia dopo 700 anni, come la fiaccola sotto il moggio di Gabriele D'Annunzio. Allora, ecco, cerchiamo di non essere Aligi, di essere soggetti attivi, e cerchiamo anche di essere portatore di quell'orgoglio di ambizione che è quello che può far crescere la città. E vi dico solo queste poche cose. Io in questo periodo, come voi sapete, ho girato moltissimo e a Baronissi, in provincia di Salerno, c'era qui l'architetto Olivieri. Ho incrociato un personaggio incredibile,
che era l'ingegnere Cosenza, il quale dopo l'incontro era in una eccitazione totale, lo avevo erotizzato. Ma la cosa che più mi ha sorpreso è che avantieri, andando alla Fondazione Agnelli, Olivetti, ho scoperto che il padre di quell'ingegner Cosenza, Luigi Cosenza, era stato incaricato di progettare e realizzare il centro Pozzuoli da Adriano Olivetti, come Leonardo Sinisgalli, sconosciuto al dossier, nel 1938 era stato il delegato nominato da Olivetti per la sua pubblicità imprenditoriale. Allora dove vado? Porto la forza di questa città, posso dire anche l'autorevolezza di questa città, che non è più una città picaresca o pittoresca, è una città che ha un patrimonio di responsabilità rappresentativa a livello nazionale e a livello europeo. Allora io quello che vi chiedo, diventiamo portatori di questa responsabilità, usciamo fuori dalle secche tribali delle contese, confrontiamoci duramente sui grandi problemi della città, come quello dell'accessibilità, e non ci trastulliamo nelle piazze su fatti folcloristici che sono fini a se stessi. Io avrei voluto vedere la città mobilitata per il problema dell'accessibilità e delle strade che l'ANAS non ci vuol dare. E per cui il 21 marzo sarò a Palazzo Chigi alle ore 14:30 per questo problema. Cerchiamo di selezionare le questioni che sono quelle vitali. Io vorrei che la città si inalberasse per il problema di costruire a Matera le zone di economia speciale, dove poter attrarre investimenti speciali e non entrare nella duttilità del quotidiano, della piccola pettegolezzo becero che è fine a se stesso, che poi sulla mia pelle scivolano, perché io non ho problemi, sono impermeabile ormai. Ho detto, io sono qui per questa missione, se mi è consentito usare questo termine, e la mia missione è quella di volare alto, perché questo, caro amico, buonasera, è volare alto, e si vola alto in questa città anche attraverso l'articolo 118 della Costituzione, perché dobbiamo volare alto. C'era qualcuno come Don Tonino Bello che ha detto che noi per vivere siamo come angeli con un'ala. Dobbiamo essere in due per avere due ali. Ecco, noi dobbiamo essere in molti per avere molte ali, perché questa città possa andare in un traguardo di futuro, quel traguardo di futuro di cui si parlava. Questa è la condizione, la confessione mattutina di un sindaco un po' atipico e più eccentrico. I passi concreti che ci dobbiamo aspettare sulla possibilità di creare questi contenitori di partecipazione, perché necessita di una legittimazione amministrativa in qualche modo. Dobbiamo approvare il regolamento, innanzitutto. Si deve predisporre il testo formale, portarla in commissione e provarla in consiglio comunale. Poi occorre attrezzare e diventare con l'assessorato competente e stimolare la creazione del forum dei produttori culturali. E voi sapete come la penso, una delle mie ragioni anche di differenziazione è che per me la cultura è produzione, diffusione, scambio e non è consumo e acquisto.
E terzo, il codice etico. Devo dire che il codice etico siamo già, caro Giovanni, siamo già portatori, posso dire, che ne dica qualcuno del DDA che fa l'allarme della malavita che sta già galoppando verso la città di Matera. Ma ognuno fa il suo mestiere mediatico e c'è qualcuno che lo fa anche in quelle vesti. E quindi mettere a punto anche il codice etico. Per cui che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto fare un passaggio, credo che lo faremo mercoledì in giunta, per riferire di questo incontro e di dire che c'è questa scelta dell'amministrazione comunale su questi tre elementi che vengono fuori come proposta di un'associazione già, diciamo, riconosciuta come stimolatrice di futuro e costruttrice di futuro. D'altra parte, il 2019 senza di voi non ci sarebbe stato. E poi pare tutti i passaggi che secondo me possono essere fatti in tempi rapidi, avendo già su questi aspetti credo una dimensione di concordia, perché non credo che ci siano questioni che possono essere sollevate in situazioni di dissenso. E poi creare il regolamento, il forum. C'è solo un problema, che è quello che ha sollevato Vespe, è il problema della dirigenza. Quando ci sarà una proposta nell'ambito del regolamento di usare un bene comune, che avviene? L'avviso pubblico, l'affidamento diretto, sotto soglia o sopra soglia, che c'è dietro, la dietrologia, a chi appartiene? Allora, se noi creiamo però una stanza asettica in cui la qualità degli uomini e la morale degli uomini è più forte del chiacchiericcio, potremo vincere. Grazie all'avvocato De Ruggeri, credo che l'impegno è abbastanza formale e credo che ci permette già di avvisare l'amico Bonasora che continueremo a disturbarlo, ma soprattutto disturberemo il presidente nazionale, perché continueremo questa serie di incontri. Grazie a tutti voi per la pazienza, sono le 13:30, quindi abbiamo tirato lunghissimo e vi diamo appuntamento ai prossimi eventi dell'associazione.